8:28, buongiorno, ben ritrovati negli studi di TG2000 per un nuovo appuntamento con l'informazione flash. Armi e munizioni affluiranno ogni giorno per aiutare gli ucraini a difendersi dall'aggressione russa, quanto assicurato dal presidente degli Stati Uniti Biden. I nostri partner hanno iniziato a capire cosa ci serve e quando ne abbiamo bisogno. Subito, sono invece le parole di Zelensky. L'Ucraina intanto offre una sessione speciale di negoziati nella città di Mariupol, che ancora non si arrende. E Mosca testa il nuovo missile balistico intercontinentale Sarmat, che secondo Putin farà riflettere coloro che minacciano la Russia. Il Sarmat non ha uguali al mondo, fa sapere il capo del Cremlino, ed è in grado di evadere ogni sistema di difesa. Diversi leader del G20 si sono alzati e hanno lasciato l'incontro a Washington quando il ministro delle finanze russe, Anton Siluanov, ha iniziato a parlare, tra coloro che hanno abbandonato la segretaria al tesoro degli Stati Uniti e la delegazione ucraina. L'Italia sigla in Angola un nuovo accordo per aumentare le importazioni di gas e diminuire quindi la dipendenza dalla Russia. I ministri Di Maio e Cingolani, assieme a Descalzi di Eni, oggi cercheranno di fare lo stesso in Congo. Stamattina in Senato il decreto per il contenimento dei costi di elettricità e gas. Il 59% dei telespettatori ha ritenuto Macron il vincitore del dibattito di ieri sera con Marine Le Pen, l'altra candidata all'Eliseo. Il presidente in carica è stato ritenuto più credibile rispetto all'avversaria. Macron ha accusato Le Pen di essere dipendente dal potere russo e di voler far uscire la Francia dall'Unione Europea. Domenica il ballottaggio. L'esercito israeliano ha bombardato nella striscia di Gaza obiettivi militari del movimento islamista Hamas in risposta al lancio di un nuovo razzo, il secondo in 3 giorni. Continuano intanto gli scontri sulla spianata delle moschee di Gerusalemme. Oltre 99.800 nuovi contagi in Italia in 24 ore, alto il numero dei morti, 205, il tasso di positività sale al 16,4%, è la Lombardia la regione con il maggior numero di casi. Sull'obbligo della mascherina nei luoghi chiusi a partire dal 1° maggio non c'è ancora una decisione, ma secondo il sottosegretario Costa si potrebbe passare dall'obbligo a una raccomandazione, mantenendo l'obbligo in alcune circostanze, come sui mezzi di trasporto. E l'obbligo della mascherina al chiuso da oggi non è più in vigore in Spagna, lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, anche qui però la norma prevede alcune eccezioni, le mascherine infatti si dovranno indossare sui mezzi pubblici, in taxi e nelle strutture sanitarie. Conto alla rovescia al semaforo, non solo per i pedoni ma anche per le automobili. È in arrivo un decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile che regolamenta l'utilizzo in tutta Italia dei semafori con il timer. Torna la pioggia sul nostro paese e anche al nord colpito dalla siccità. Oggi allerta gialla in 5 regioni del centro-sud, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna. Previsti forti venti anche su Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. Tempo in miglioramento da domenica. Un corpo carbonizzato è stato trovato dai vigili del fuoco all'interno della baita di Sorico nel Comasco, dove nel tardo pomeriggio di ieri si è verificata una esplosione. Lo scoppio ha fatto crollare la soletta interna della baita e all'interno è andato tutto a fuoco. A provocare la deflagrazione una sacca di gas che si era formata nell'edificio. Buon compleanno alla regina Elisabetta che compie oggi 96 anni. Festeggiamenti in forma privata con un breve spostamento di qualche giorno dal castello di Windsor alla residenza di campagna di Sandringham. Wimbledon esclude i tennisti russi e bielorussi per l'invasione in Ucraina. La decisione del più prestigioso torneo del mondo era attesa, ma ha scatenato la protesta delle federazioni ATP e WTA. Tra gli esclusi numero 2 Medvedev e la numero 4 Sabalenka. La Juventus vince anche il ritorno di Coppa Italia con la Fiorentina e vola in finale. Il prossimo 11 maggio i bianconeri cercheranno la rivincita contro l'Inter dopo la sconfitta in Supercoppa. Era l'ultima notizia, vi lascio alla messa di buon mattino, il telegiornale torna a mezzogiorno più tardi.